Grazie, benvenuto in questo video. Dalla mia faccia intuirete che sto per fare un Get Ready With Me, che è un evento, perché di solito non ne faccio perché Chiara praticamente parla, parlotta e quindi non si capisce niente. E io subito tiro sui capelli così sembro mia nonna in carriola. Ciao, siamo qua, facciamo così. Niente, vabbè, comunque. Questi baby hair stanno sempre con me e volevo fare questo Get Ready With Me dove provavo vari prodotti, tra cui prodotti nuovi e prodotti diciamo che ho già usato e che diciamo sono lì nella lista delle cose di cui vi voglio parlare. Sono messa in un frontale come sta cosa. Allora ragazze, come prima cosa vado a usare questo siero di Becca che è lo Skin Love, e che praticamente vado a usare come primer. Io ovviamente ho già idratato la pelle, è la prima volta che lo uso, quindi vedremo. A boccettina tipo sembra una pozione magica col contagocce. Non so, forse prima è meglio che lo agito. E dovrebbe illuminare e levigare. Boh, speriamo che mi pialla proprio. Mamma mia, profuma tipo di credo cocomero, non lo so, oddio. Io questo qui l'ho preso su Sephora. Magari mettiamoci lo specchio in qualche modo da qualche parte. L'ho posato sul siero di Becca. Sto rischiando usando questo siero perché dopo andrò a usare un fondotinta con cui io sto avendo un rapporto più di odio che di amore. Questo vi andrò a spiegare. Ed è il fondotinta di Nabla, il Close Up. Io ce l'ho nella colorazione L20. L'ho usato varie volte, ragazze. Allora, io l'unico modo da tutte le varie prove che ho fatto in cui riesco a utilizzarla e dà un effetto presentabile, diciamo, è con il primer di NYX, il Dew Me Up, quello tipo al miele, e poi con la sua spugnetta l'applicazione. L'unico metodo è questo, perché per il resto su di me si vedono tutte le pellicine, mi si separa, non mi si non va bene per la mia pelle. Io ho una pelle secchissima, disidratata quasi direi, che beve i prodotti e per la mia pelle non va bene. Ovviamente lo finirò, lo mischierò anche ad altri fondotinte eccetera. Ora vedremo con questo siero di Becca come va. E lo vado ad applicare ovviamente con la sua spugnetta, però prima lo metto sul viso, se no solo beve tutta la spugnetta, il mio specchietto. E niente ragazze, io ovviamente chi non ha la pelle secca secondo me si troverà meglio con questo fondo. Loro dicevano che era adatto a tutti i tipi di pelle, ma secondo me per una pelle fortemente secca come la mia no. Perché su di me dà un effetto un poco, a parte che poco coprente, usandolo con la spugnetta soprattutto. E quindi, cioè, praticamente io non ricomprerei un fondotinta che costa sui 25 euro per l'effetto che ha su di me, ovviamente. Vi dicevo, il siero di Becca. E io l'ho preso da Sephora perché avevo un buono per un ordine che mi avevano sbagliato da 18,80 euro, più avevo uno sconto del 20%, e quindi ho approfittato, ho preso per avere le spedizioni gratuite, ho preso la palette di Nabla che adesso useremo, e in videocamera dà un effetto come sbiancante, ma dal vivo no, il colore è giusto, su questo non posso dire nulla, ci ho azzeccato, però non è l'effetto del fondotinta che a me piace. Cioè, su di me si vede che ho il fondotinta, ma non mi copre abbastanza, quindi niente ragazzi, per me è questo il problema, che non è adatto al mio tipo di pelle. Cioè, non è che voglio dire che è un fondotinta osceno per tutti, per me non va bene, punto. Quindi non, ovviamente se devo spendere 25 euro li investo su un prodotto che mi dà prestazioni diverse. Cioè, voi non potete vedere, credo, dalla videocamera, ma mi si vede tutto. No, infatti col siero di Becca non va bene. Comunque, vabbè. Continuiamo il trucco. Mentre la cipria, che dopo vi farò vedere, la trovo ottima. Quindi
nel mio caso il bocciato è solo il fondotinta, per questo motivo che vi dicevo, perché per la mia pelle non va assolutamente bene. E quindi questo. Io l'ho provato col pennello, non va bene, con altri primer non va bene, con quello di NYX un po' meglio, perché quello di NYX è come se mi dà un effetto a me già, dirvi, sia idratante ma allo stesso tempo veramente piallante. Ora questo qui di Becca non vi so dire perché è la prima volta che lo uso. Poi questo fondo fa un effetto strano perché dopo che praticamente lo avete usato, cioè vi sembra tipo in un modo, poi dopo un po' praticamente si assesta e sembra leggermente migliorare. Però allora, come primer occhi voglio usare questo campioncino di Too Faced, lo Shadow Insurance, che ce n'è uno sputino, però per gli occhi dovrebbe bastare. Devo andare a mettere il correttore, che me lo sono scordata. Allora, vi dicevo, ragazzi, io ho preso quindi il siero di Becca e la palette di Nabla, perché se avessi preso solo una delle due cose avrei pagato le spese di spedizione, quindi questo buono che loro vi danno online quando vi risarciscono è un po' una fregatura, perché voi dovete fare un ordine e dovete arrivare a 60 euro, se no spendete comunque di spedizione, mi sembra che sono 5,90, 6 euro, quindi non mi sembra corretta sta cosa, quando in un loro errore dovrebbero dare comunque cioè le spedizioni gratuite per quella cifra, perché comunque io, mettiamo caso, le ho già pagate per l'ordine precedente, perché devo ripagare se è stato uno sbaglio vostro? Non si sa. Comunque, passiamo a cose più top. Allora, prima un po' di correttore, perché io se mi vedo con gli occhiali non mi riesco a truccare. Niente, ora andiamo a usare la palette discussa del periodo, più discussa del periodo, che è la Secret di Nabla. Allora, ragazzi, io all'inizio, quando l'ho vista, ho detto sono fregata, perché già a vederla così, cioè già in bianco e nero, ragazze, io già avevo il sospetto che ci fossero colori che mi sarebbero piaciuti, perché a me comunque le palette che sono uscite di Nabla finora mi sono piaciute, devo dire la verità. Poi quando hanno fatto vedere i colori, all'inizio ho detto forse quei verdi per me saranno molto difficili da usare. Questo qui è il pack, ragazzi, esterno, molto molto bello. Questo qui è il pack interno, è in cartone calamitato, il retro è molto curato, c'è questo simbolo tipo un po' orientale. E contiene 13,1 grammi di prodotto e ci sono dei nuovi, come si dice, delle nuove formulazioni di ombretti che sono, mi sembra, i satin. Comunque, tanto ne avete visto in tutte le salse. Questo qui è lo specchio, andiamo a togliere un attimo questo che non ci serve. Questa qui è la palette meravigliosa, ragazze. Questo qui proprio, come lo vedete, è quello che vedo io nella realtà. Allora, adesso io vorrei fare un trucco nelle mie corde, con magari qualche accento fuori dalle mie corde, perché non voglio fare sempre le solite cose, ma vediamo se ci riesco oppure no. Tra l'altro, ho metà dei pennelli ancora nel beauty che mi ero portata. Allora, inizio, ragazzi, con un pennello penna grande di Zoeva, questo qui è il 231, a sfumare Contigo insieme a Giulietta. Contigo è questo marrone rosato, con Giulietta che è proprio un rosa porcellino nella piega dell'occhio. Una ragazza mi ha chiesto, sotto una foto mia di Instagram, di dirvi di fare un tutorial, ma io non sono una makeup artist, quindi non vi faccio nessun tutorial, però vi dico come io faccio a truccare l'occhio, diciamo, il mio occhio, che è un occhio, diciamo, incappucciato, nel senso che quando io apro l'occhio, vedete, non si vede tanta palpebra mobile. E magari zoom un po' così mi vedete meglio. Così. E dicevo, non si vede tanta palpebra mobile e quindi a volte i trucchi non si vedono. Io che cosa ho fatto negli anni? Praticamente io la piega dell'occhio me la sposto. Io non vado mai,
proprio solo nella piega, salgo sempre un po' con la sfumatura, cerco di arrivare proprio, di lasciare un po' meno spazio sotto al sopracciglio, in modo, vedete, anche ad occhi aperti non sono dentro la piega, vado un po' più su, e in modo che si possa vedere, perché se no non si vede niente. Questo è quello che ho sperimentato io negli anni. È quello che faccio. Ok, vado a fare un po' di V, leggermente. E lo porto anche un po' qua sotto. Aiuto, mi stavo accecando. Questa è qui, diciamo, una prima sfumatura. Vado a fare anche l'altro occhio. Ok, allora adesso vado a prendere, se ce l'ho, un pennello, questo qui di Acuro sarebbe, un pennello tipo di sfumatura però con la punta, tipo a tulipano, vado un po' più a sfumare un altro po' i bordi, cioè in pratica il trucco che uso io, trucco se così si può chiamare, è di finire la sfumatura della piega con l'occhio aperto, in modo da cercare di alzarlo un pochino. Allora, questi due colori che ho usato finora mi piacciono molto. Vorrei usare anche un po' di Big Experience, che è tipo fucsia metallizzato, ma anche qualcuno di questi qua luminosi. Questo qui è il duochrome particolare che diventa verde. Ecco, vedete? Va abbastanza pressato sull'occhio. Comunque poi dà dei riflessi verdi. Hanno portato le salviette struccanti, sono un genio, va bene. In qualche modo faremo. Allora, ragazze, vado a usare un po' di fix plus per bagnare il pennello. Non sto guardando la palette per capire che colore voglio usare, che non lo so. Cioè, vorrei fare un trucco colorato rispetto al solito, ma non so nemmeno io come. Ho deciso che vado a mettere un po' di Big Experience e anche Fantasize, questo qui, così la follia è in me proprio. Wow. Potevo anche provarlo non bagnato questo, ma non so perché ho deciso che dovevo bagnare il pennello. Perché questo secondo me non dà nessun problema. Lo vedo bello compatto nella cialda. Fermo la pazza in questo momento. Poi dall'altro lato del pennello prendo Fantasize e lo vado a mettere qua. E ora vediamo che esce il circo. Praticamente ho coperto il ombretto di prima. Adesso ci rivado. Ho deciso che quell'altro colore lo copro abbastanza perché non mi piace. Ecco col blu. Sto proprio decisa in quello che voglio fare nella vita. Allora, dopo sfumiamo meglio i bordi, vado a mettere, ok, vado a usare questo che è un po' sporco, ma vado a usare Hyper Sensual, che è questo qui, nella parte iniziale dell'occhio, e poi decido se voglio riandare con quell'altro. Questo mi piace, ma secondo me da bagnato dovrebbe essere meglio. Però si vede, non so se voi lo vedete. Questo non è bagnato, eh. Sono riuscita a coprire quel fucsia che non mi piaceva come ci stava con questo blu. Quindi già per questo sono contenta. Allora vado un attimo a sfumare i bordi e poi voglio fare un po' di allungamento di codina qua, in qualche modo adesso vedo come. Se trovo un pennello, facciamo con questo qui pulito. Magari vado a prendere, servirebbe un colore chiaro per sfumare. Qui ho la mia Naked 2 Basics che può sempre essere utile. E prendo il colore più chiaro che vado a mettere sopra, sotto al sopracciglio e poi sfumo i bordi. Gli occhi sono venuti leggermente diversi per quel fucsia che avevo messo. Però il fatto che si intravede leggermente il fucsia sotto al blu mi piace. Quindi ho fatto una cavolata non voluta, che però
Poi voglio soltanto, volevo usare una black perché dicono che una black sboccia male. Il mio, questo è sul dito, infatti, cioè, sboccia un po' chiaro. Avessi una salviettina struccante sarebbe bellissimo. Comunque, continuiamo così. Vado a prendere un pennellino penna piccolissimo, questo qui, vado ad intensificare un attimo l'angolo esterno. Su di me scrive anche fin troppo, ragazzi. Guardate qua, sto facendo anche un macello perché pensavo lo scrivesse e ne ho preso un botto. Cioè, non è che non ho preso un botto, ho preso questo. Vado a sfumare un po' il nero, mi sono andata a lavare intanto le mani perché stavo facendo un macello con la mano sporca di nero. Comunque volevo semplicemente fare una cosa con un pennello tipo eyeliner che ho qua, questo, volevo prendere un po' di rosmeri, di questo qui, e fare tipo un po' di allungamento dell'occhio. Porto anche sotto, poi lo sfumerò. Voi non mi vedete più. Vorrei prendere un po' di contigo, il marrone rosato. Cerco di creare una sfumatura meglio. Ora devo rifare la stessa cosa di là, cercando di farlo uguale. Da qua mi verrà meglio perché di là all'inizio ho sbagliato. Anche se questo è il mio occhio problematico, perché ho una cicatrice alla fine della palpebra che me lo rende ancora più chiuso. I miei occhi verranno diversi, ragazze, perché mi sono sfasata un po'. Voglio mettere sempre il rosmarino anche di qua. Ricevo i pugni nell'occhio, ma non è così dal vivo. Allora, come è illuminante nell'angolo interno, ovviamente, che fa? Non lo uso Playard, che praticamente dicono sia il colore più bello della palette. Io lo devo usare mentre Chiara si sta per svegliare. Vado a mettere con questo pennellino minuscolo. Metto il mascara e ci riaggiorniamo. Allora, ragazze, vado a mettere. Ho messo il mascara. Le sopracciglia non ce la faccio a farle perché Chiara si è svegliata, non ho più tempo. Appena mi sente che parlo, si mette a parlare pure lei. Vado a mettere un po' della mia cipria di Nabla. Io ce l'ho nella colorazione light, la più chiara, e soltanto diciamo nella zona del naso, fronte e lati delle guance, perché comunque questa cipria a me non secca, anche sotto agli occhi, però come vedete mi si vedono il rosso rinviso col fondo, quindi non ci siamo. E poi volevo usare un altro prodotto nuovo, che è la palettina di Alessia, che mi ha regalato Alessia per il compleanno, ci siamo regalate a vicenda, che è la Exposed di NARS. Vado a usare questo qui di NYX per fare leggermente un po' di contouring, una cosa molto 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 soft. Inizio con questo pennello di Zoeva e poi sfumo, una cosa molto soft perché io il contouring non andiamo d'accordo, mi vedo sempre strana e quindi evito di fare. Cose esagerate. Poi, come blush voglio provare a mettere, anche se ho fatto un trucco occhi abbastanza, voglio provare a mettere questo qui. Sono indecisa, ragazzi, veramente. Intanto mi prendo questo pennello di Maiko, credo che sia, e
il 1005, questo. Boh, vediamo un attimo con questo qui pescato cosa esce fuori. Molto leggero questo qui, mentre Alessia mi ha detto che quelli lì un po' più fucsia sono più scriventi. Poi ho scelto anche il pennello sbagliato, quindi magari se prendevo come pennello tipo questo già è meglio, perché quello lì sfuma troppo. Però invece come blush sono in fissa con quello di Kiko che ho preso. L'illuminante ero indecisa se usare il nuovo di Kiko, ma a questo punto uso questo della palette, che è questo qui il primo. Lo prendo con questo qui di Nabla. Non so che si vede. Si vede, è potente. La mia base non è il top perché purtroppo è sempre per il fondotinta. Allora, come rossetto, volevo mettere un rossetto molto tranquillo. Qui ne ho 100.000, che sono quelli che mi ero portata. Mi sa che vado a mettere questo qui di Urban Decay. Ah, ecco ragazzi, volevo anche mettere una tita questa qui color crema dentro l'occhio. E poi vado a mettere il rossetto di Urban Decay Rose Wood. Questa matita è di Nabla, sarebbe stata anche una matita nera, però io la matita nera non la amo. Non voglio metterlo molto preciso, voglio che sia molto sfumato. E niente ragazzi, ce l'abbiamo fatta, credo. C'ho le mani sporche perché non ho portato la salvetta. Andiamo un attimo, asciugo i capelli. Vi porto alla finestra così che non fate caso ai miei capelli, che ormai lo sapete da Instagram sono la mia tortura giornaliera. Prima o poi riuscirò a tagliarli. Ragazzi, questo qui è il trucco. Non so voi cosa avete visto. E insomma ragazzi, ce l'ho fatta a farvi questo video. Vi volevo parlare di un po' di prodotti. Insieme alle urla di Chiara vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!